Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi. A Risolto Giallo! Buonasera, buonasera, bentornati a Risolto Giallo da Alessia Sorgato. E benvenuti anche da parte mia, sempre Niccolò Mazzavillani. Questa sera ospitiamo una persona, uno scrittore, un uomo che poi vi dirò la sua, è una storia particolare, ma anche come lo abbiamo conosciuto noi, è una chicca, una perlina. Ecco a voi Marco Speciale. Benvenuto. Buonasera a tutti. Allora Marco, pur essendo milanese di nascita, da tantissimi anni, poi ce lo racconterà lui stesso, vive a Monza ed è proprio grazie a una libraia di Monza che salutiamo, anzi non soltanto lei ma tutto lo staff di Libri e Libri di Corso Italia, mi hanno parlato di lui. Per la prima volta io ero in trasferta lavorativa e come al solito mi aggiravo tra gli scaffali della libreria e queste persone, sapendo di Risolto Giallo, sapendo di noi, mi chiesero: ma lei si occupa soltanto di scrittori milanesi? Perché noi ne avremmo uno che è milanese, ma vive qui. E che io dissi, ma va benissimo, ma certo. E questo è stato il primo approccio. Poi la gestazione del nostro incontro è praticamente rimasta in fieri per un annetto, ma finalmente, eccolo qua, pronto a rispondere alle domande di Niccolò. Vabbè, anche le tue, cioè, caspita, hai importunato addirittura una libreria per trovare nuovi ospiti. Porca miseria, mi dispiace anche per Marco, la sua tranquillità è stata interrotta purtroppo, grazie a noi. Bene. Allora Marco, domanda classica che noi facciamo qua, che io faccio qua. Come nasce il tuo rapporto con la scrittura? Anche perché tu hai scritto veramente tanto. Allora, diciamo che io ho scritto da ragazzo, scritto su stampa locale, ho mandato dei racconti a comporsi, ho avuto qualche soddisfazione. Poi il tempo è passato e io, non so per quale motivo preciso, ho smesso di scrivere. Sono passati degli anni, sono passati parecchi anni, finché 10 anni fa mi sono ammalato di tumore. E purtroppo è stata una brutta botta, inutile negarlo. Certo. E sentite anche la mia voce imperfetta, nasce da quello. Io non parlavo più, non mangiavo più. E insomma, non è stato semplice. Mi sono ripreso, per fortuna, e quando, diciamo, ho avuto un po'... sono tornato padrone di me stesso, ho detto, cosa voglio fare? E ho pensato un po' al passato, ho detto, voglio tornare a scrivere, anche perché, così, è una scommessa con me stesso. Non certo. Parlo bene, allora scrivo. Solo che non sapevo se ero in grado di ancora di scrivere, cioè, ero bravo, diciamo, banalizzando. Ho mandato un racconto a un concorso, il concorso giallo milanese, e l'ho vinto. Subito. Ecco appunto. No, esatto. Cioè. Si faceva una domanda, no? Chissà se sono bravo, vinto. Dopodiché, diciamo, la titolare della casa editrice per curare l'antologia, che è la figlia di Luciano Bianciardi, mi ha detto se avevo pronto qualcosa di buono da leggere. Io ho detto, certo, e non avevo assolutamente niente. Anche gli scrittori mentono. Per cui in 6 mesi ho scritto il mio primo romanzo, mi sono buttato. Di quale parliamo, Marco? Parliamo di Prima dei titoli prima di coda. Prima dei titoli di coda. Ok, Prima dei titoli di coda, giusto così vi leggo dalla quarta di copertina. Ottiene diversi riconoscimenti, esatto, tra cui il podio al premio letterario Città di Arcore nel 2016, nel 2017 finalista al premio Alda Merino, al premio Gozza, cioè avete capito che tipo è lo speciale, di nome di fatto. Grazie. E da allora non mi sono mai fermato, non dico un libro tutti gli anni, però diciamo, sono al mio quinto romanzo, per cui insomma
un po' anche sotto dei racconti, che questo sapermelo dire perché sono troppo orgoglioso. Un racconto ha vinto il premio Bolzano, ecco, sono contento. Lo voglio dire perché è motivo di orgoglio. Cioè, uno che si chiama Speciale di cognome, secondo voi può limitarsi a partecipare? Può fare semplicemente il concorrente? Tutto quello che si poteva vincere l'ha vinto? Certamente no. Però noi di Risolto Giallo ammettiamo l'addebito, come si dice negli interrogatori in cui si confessa, perché noi di Opere Tue ne abbiamo solo due oggi. Questo è Terra Sporca e questo è il romanzo con cui io ho conosciuto l'autore grazie alla libraia di Monza e questo è I conti che non tornano, che credo Marco sia l'ultimo edito. E per marzo 2023. Marzo 2023, che è quindi recente, il biglietto da visita con il quale l'abbiamo stalkizzato per venire qui oggi. Quindi, se ce lo permetti, parliamo di loro, certo. Perché sugli altri siamo gravemente impreparati. Allora, questi come li definiresti parlando di genere? Allora, sono due gialli, anche se diciamo l'ultimo ha delle venature noir talmente accentuate che si potrebbe forse definire noir. Diciamo che non mi appassiono in questa volontà sempre di inserirli in certe categorie. Due gialli tendenti al noir, diciamo. Che hanno un protagonista comune? Allora, il protagonista è il suo professore Matteo Caserta. Lui nasce nel mio primo romanzo, diciamo, con una piccola parte, un po' laterale. Dopodiché il personaggio è piaciuto, e era come se avesse preso volume. Forse è entrato un po' a prendermi per le spalle reclamando un po' di attenzione. E io gliel'ho data e diciamo è piaciuto, piace in genere come personaggio e me lo sono portato avanti. Ecco. E che cosa ti dicono che piaccia del tuo personaggio? Perché quello che è piaciuto a noi è il suo essere così umano. In I conti che non tornano è a dieta addirittura, ma... Quindi ti segue una dieta... Ma poverino, non sta benissimo. È un po' nervoso. È veramente nevrotico perché gli fanno perdere chili su chili, ne ha tanti, tanti da perdere. Ha una moglie, cioè non è il personaggio, sai, il pensatore di Rodin, quello con i rovelli, sì. Quello che si ingarbo... Cioè, si fa tante domande su se stesso. Lui se ha un sogno, non sono quelli droga e rock and roll. Questo vuole una matriciana. Un uomo semplice. Un uomo semplice. Forse non ce ne sono capitati tanti protagonisti così a... Così, con il senso dell'umorismo che ha quest'uomo, che è un umorismo british, un umorismo urticante, no. No, è il primo personaggio che è così ritagliato. Ti sei ispirato a qualche persona che conosci o è di pura fantasia? Attenzione a questa risposta. Allora, sinceramente no. In generale i miei personaggi non nascono, come dire, da qualcosa che posso aver visto o conosciuto nella mia vita. È più un insieme di cose, forse un insieme di persone, di dettagli, in parte anche del mio vissuto. Però no, non può rispondere a una persona precisa e nemmeno gli assomiglia troppo. Non conosco nessuno che sia simile a lui. Questi due romanzi sono ambientati dove? A Milano? A Monza? Allora, sono ambientati a Monza. Ok, tutti e due. Allora, l'ultimo però ha, diciamo, un'altra zona importante per il romanzo, che è la bassa Lodigiana. È come se, diciamo, il fiume Lambro fosse la spesa per unirsi i due luoghi centrali per il romanzo, Monza e Lambro, la sua foce, proprio diciamo, quando sfocia nel Po. È una zona che ti è cara, che conosci bene? Allora, è una zona che io ho frequentato tantissimi anni fa, perché erano gli anni, primi anni 80, in cui Lambro era veramente molto inclinato. E avevo curato una mostra fotografica
derivando dalla sorgente alla fonte, passando per il luogo culturale, per le città che attraversa. Ed era un modo per dare un senso a questo fiume, mm-hmm. spiegare che non era la cloaca della Lombardia, ma aveva una sua logica e una sua bellezza, anche se bisognava un po' andarsela a cercare. Cioè. Dopo da allora, insomma, ho questo legame con quei luoghi. Un secondo punto di riferimento, di connessione tra queste due opere è che a Marco Speciale imprenditori, banchieri, insomma queste persone che occupano le stanze dei bottoni e le poltrone di pelle umana non piacciono granché, perché due su due gli ha fatto fare la vittima in questi romanzi, che sono, probabilmente non sono casualità, però sono delle vittime importanti, delle vittime sfaccettate, che hanno un loro peso, non la classica vittima che fa il cadavere e basta, è quello il suo ruolo. Hanno uno storico. Perché questa scelta così peculiare nell'identificazione, allora, del soggetto passivo? Diciamo che io ho la netta impressione che si parli troppo poco di alcune cose. Con il tramonto, lo definirei l'Italia, del grande giornalismo d'inchiesta, ho l'impressione che alcune tematiche vengono sottaciute o comunque trattate con poca attenzione. Perché secondo te, scusa, vi interrompo, è tramontato? Allora, io spero di no, però onestamente temo che... Hai questo sospetto. Noto che una serie di gialli e noir è come se si fosse aperta una corsia a sinistra in cui gialli e noir si sono insediati perché per narrare alcune situazioni, per fotografare la società in un certo momento storico, era forse più utile un romanzo di alcuni resoconti che ne venivano fatti. Qua ci starebbe l'applauso. Questa... Qua, scusate, risoltisti, ma questa affermazione è straordinaria. Con Mazzavillani è un anno che ci dedichiamo a questo genere letterario, solo a questo genere letterario, di cui abbiamo cantato tante caratteristiche: la caratteristica territoriale, il fatto che si è avvicinata alla provincia, il fatto che finalmente le piccole storie anche nelle piccole città riescono ad assurgere all'interesse di tanti lettori. Ma questa chiave interpretativa non ce l'avevano ancora identificata, e io, permettetemi di dirmi, emozionata in questo momento, perché mi ha dato un trigger in più e che sicuramente ci riutilizziamo con tutti i prossimi ospiti. Grazie Marco, perché questa è... Potrebbe diventare una prossima domanda standard nella mia lista. No, ma è straordinario, anche perché vediamo se stiamo parlando della stessa cosa, ma direi di sì. Se pensi alle ultime penne di giornalismo investigativo italiano, perché se andiamo in America, quelli continuano a farlo e a farlo molto bene. Qui da noi, chi era, a tuo parere, che firmava con questi obiettivi? Beh, se devo pensare ai tempi recenti, io penso a Auzas, posso pensare a Biagi, in un certo senso. Io avevo pensato a lui, infatti. Corrado Auzas, peraltro, inventore di telefono giallo, cioè giusto così per dire quanto le cose tornino. Oppure certe trasmissioni curate da Sergio Zavoli. Okay. Parliamo un po' della storia, anche della televisione, però sono trasmissioni che obiettivamente non vedo più. È un po' venuto in un certo modo, passate, ecco. Anche di moda, obiettivamente, pensiamoci. Nick, tu sei molto 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 più giovane, però se noi, ecco, per esempio, se noi ti nominiamo Telefono Giallo, tu hai mai visto una puntata? Ma sai che Telefono Giallo, che era diretto da Augias, proprio so, da Augias, so chi è, ma che non ho... fin dalla prima puntata ha tenuto le famiglie italiane incollate. Io mi ricordo i miei genitori che erano a cena, erano di ragazzi, mangiate, bambine, muovetevi, hai finito, Alessia, Ilaria, mangiamo, mettiamo tutto in lavapiatti, si va.
perché in quella trasmissione sono addirittura, te lo ricorderai Marco, accaduti dei colpi di scena di testimoni basilari per le inchieste di cui lui parlava, che telefonavano e non avevano ancora avuto contatto con la magistratura, non erano ancora stati interrogati dagli inquirenti, si proponevano, ma non stiamo parlando del furto della mela in centro a Monza, no, no, certo. Cioè parliamo di Ustica. Parliamo, ti ricordi quelle puntate, Marco? Ecco, oggi Marco mi ha portato un ventilatore praticamente. La seconda volta mi fa venire i brividi, vi garantisco che in studio fa abbastanza caldo. E poi un altro nome, Lucarelli. Ah beh, sì, sì. Carlo Lucarelli, effettivamente, però, forse lui è proprio l'anello di congiunzione, sì. Perché va a passare dal giornalismo d'inchiesta alla scrittura, proprio. Lui è uno dei primissimi. Sì. Mi dicevano che ultimamente si sta dando anche al podcast. Sì, con un altro scrittore, mi pare, o con un critico. A proposito sempre comunque del giallo, del noir. Adesso non mi ricordo esattamente. Comunque noi non parliamo di Carlo, oggi parliamo con Marco. Esatto. E secondo te, Marco, questo genere letterario, il testimone l'ha raccolto bene, ci mancherà il giornalismo d'inchiesta, o sono due cose talmente diverse, anche perché il giornalismo andava sulla stampa nazionale, a volte alla TV nazionale, per esempio con la trasmissione che abbiamo appena citato, ma non soltanto, Chi l'ha visto, Un giorno in pretura, sono tutte trasmissioni che possiamo inserire in quel filone. È andata a sopperire e a incastrarsi in equipollenza, o comunque soprattutto per i giovani, per la generazione di Niccolò, avranno questa carenza nella loro formazione e nel loro aggiornamento soprattutto? Allora, la domanda è impegnativa. Io posso parlare per me. Io posso dire questo, che io ho scritto questi libri perché avevo notato appunto una carenza di attenzione. Per cui intanto rispondo alla tua domanda, cioè è evidente che non c'è più quel clima, probabilmente, quel clima sociale in cui certe inchieste potevano interessare e non generarlo. Cercare di parlare di certi argomenti all'interno di un romanzo, per cui con modalità più, tra virgolette, leggere, in cui c'è una storia in cui il lettore si può medesimare, si può seguire, a cui si può appassionare, è un modo per veicolare dei messaggi che in questo momento non riescono ad arrivare a una grossa fetta della popolazione che non è più interessata. Per cui diciamo, il mio tentativo modesto è di portare per mano il lettore verso tematiche importanti all'interno di un romanzo di piacevole, spero, lettura. Quello sì. Giusto così per... poi lascio la parola a Niccolò. I temi che in questi romanzi sono rappresentati, celebrati, sono nel più recente, nei conti che non tornano, i grandi crack bancari. Io penso che Marco, scrivendo questo, avesse in mente il Montepaschi di Siena, avesse in mente anche David Rossi, che in tante pagine in qualche modo è echeggiato, vagheggiato, anche se la storia è completamente diversa e ultimamente ha avuto anche dei colpi di scena giudiziari. In Terra Sporca invece parliamo di inquinamento fondamentalmente. Traffico di rifiuti. Traffico di rifiuti, quindi vedete due tematiche... Temi abbastanza grossi, attuali e anche non così semplici da trattare, proprio per la loro grandezza. E probabilmente il merito di Marco Speciale è proprio quello di aver calato dei temi sociali così, così gravi, così drammatici e che colpiscono tante persone, una piattaforma indistinta di vittime, ma avendoli colati in una singola storia è come mettere un principio attivo dentro la cosmeceutica, presente? Te lo filtra pian pianino, leggermente, attraverso la pelle. A te.
tu sei nato a Milano, sì. Marco. Ci chiediamo il quartiere. No, beh, sì. Non entriamo, non disturbiamo troppo, cioè. No, guarda, Zalum a Milano, quartiere ultra popolare, del fase popolare. Ecco, e tu poi adesso, come hai detto, adesso vivi a Monza, e com'è il rapporto, il tuo rapporto con Milano? Perché qua a Milano News sono sempre arrivati opinioni diverse, tendenzialmente c'è una Milano... anche chi ci ha detto non ci torno mai. Sì, esatto, tendenzialmente la maggioranza era più sul Milano è bella, è coinvolgente, c'è sempre qualcosa da fare. Altri invece avevano opinioni contrastanti, anche di chi adesso non ci viveva più e faceva il rapporto col passato e la vede una Milano, alla Milano attuale, una Milano completamente diversa, invivibile, respingente, cara. Esatto. Tu invece come la vedi Milano? Allora, diciamo che Milano per me è come un'isola che ogni tanto vado a trovare. io sono un grande camminatore, per cui apprezzo Monza per questo motivo, perché io riesco a fare qualsiasi cosa andando a piedi. Anche cose abbastanza lontane, ma io mi muovo così e apprezzo molto il camminare, guardare intorno, guardare le case, studiare i balconi, poi dopo magari lo metto anche nel mio romanzo. Milano in realtà non c'è, cioè non ho disponuto Milano, mi piace sempre, anzi forse adesso sto andando a scoprire dei luoghi semi nascosti, poco conosciuti, che non avevo visto quando ero a Milano. E mi piace ovviamente andarsi, però poi tornare a Monza. Perché ormai c'è il... le tue radici sono lì. Ho la tana lì, diciamo. Ecco. Però ecco, Milano è sempre una grande città per la ricchezza delle offerte, certo, anche culturali. Ti piace come sia cambiata in questi anni? Bella domanda. Allora, se io devo, ovviamente i miei ricordi di Milano sono molto legati alla mia infanzia, e io devo dire che sono forse gli anni più felici della mia vita, quando un quartiere con batterie enormi di bambini giocavamo. E forse era la cosa bella che io rimpiango tantissimo, che ci autogestivamo, eravamo tanti. Venivamo da situazioni diverse, anche appunto di economico sociale, anche se vivevamo in fase popolare. E, niente, inventavamo le regole, ci stavamo dentro. La presenza degli adulti era legata solamente a quando si chiamavano al tramonto, queste partite di pallone infinite, iniziavano alle 2 e finivano alle 8. Ecco, io ho in mente quella Milano un po'... Da Celentano, via, Marco, è quella! Ecco, se penso alla Milano degli ultimi anni, è una Milano, insomma, un po' più difficile da vivere, ad esempio, per chi non ha possibilità economiche, eccetera. Questo quindi più esclusiva, diciamo. Un pochino più esclusiva. Beh, sì. Di fatto io ho una carissima amica che fa l'agente immobiliare a Monza e... Lavora per... no, non so se si può dire... No, non si può dire. Ma lei mi raccontava che da dopo il primo lockdown il grosso del suo lavoro sono le permute da Milano a Monza. Cioè c'è gente che sta scambiando, letteralmente permutando, quindi non ci guadagna niente. Magari cede 50 metri quadri a Milano per andare a stare in 130 col giardino o col terrazzo a Monza e provincia. Una fuga. Verso il verde, verso i fiori. Dunque, purtroppo il tempo è tiranno, ma abbiamo ancora due cose importanti da dire. La prima, Marco aderisce, ha raccolto il nostro invito. Certo.
a favore della Biblioteca di Faenza, l'avrete forse sentito passare come annuncio, non lo avevamo detto ancora in puntata, l'avevamo detto al di fuori, ma ci fa piacere ripetere questa iniziativa. Nick, di cosa si tratta? Si trattava appunto col fatto che a Bologna, in Emilia ci sono stati disastri dovuti alle alluvioni, e la biblioteca di Faenza aveva perso moltissimi, adesso mi ricordo esattamente il numero, 10.000 libri a causa delle alluvioni, e la nostra iniziativa era quella appunto di collaborare per riuscire a cercare di colmare quel vuoto che era, che purtroppo è stato con i nostri autori. È stato che provocato. Cosa regali alla biblioteca? Dall'ultimo mio, no, perché regalare terra sporca, no. In effetti. Se posso aggiungere una cosa rapidamente, mia moglie è bibliotecaria e l'ho conosciuta in biblioteca. Ma che bello, e via, oggi terzo brivido per la sorgata. Ma veramente, cioè andavi a noleggiare i libri? Allora, andavo a studiare e sostanzialmente ci siamo conosciuti e dopo 10 mesi ci siamo sposati. Ma pensa, io che pensavo di essere un unicum, che sono andata a convivere il terzo giorno che stavo insieme a Enrico. Questo risvolto rosa. Che meraviglia. Posso sapere che libro hai chiesto in prestito? Cioè proprio quel libro Galeotto alla Paolo e Francesca. Galeotto fu il libro. No, sinceramente non me lo ricordo. Allora Galeotto fu, visto che andava lì a studiare, Galeotto fu la materia. Questo. Storia. 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 Va bene. Storia e geografia. Storia e geografia. Le cose non accadono per caso, e quando si ha a che fare con delle persone così intelligenti tutto si annoda. Purtroppo dobbiamo salutarvi, ma sicuramente Marco sta scrivendo qualcos'altro. Sì, mi sto occupando di due libri in realtà. Ho detto voglio raddoppiare, voglio esagerare. In realtà non è semplice. Beh, uno è ancora un libro con Caserta protagonista. Dimagrito? Allora, sì. Sì, è dimagrito, ma non è così contento, insomma, un po' insoddisfatto. E invece l'altro libro riguarda una vicenda, vi ricordate la Seveso? Ecco, e praticamente è una vicenda umana che mi ha colpito, perché il dirigente dell'Ipnesa, dopo 4 anni viene ucciso la prima linea. Eccone un altro, ragazzi. Cioè, speciale ammazza i dirigenti, che niente fa. E non so quale forma darò a questa cosa, se un romanzo, un saggio, non ho ancora le idee chiare. Potrebbe essere semplicemente. Io voto per il romanzo. E anche io, tutto sommato, penso di sì. Che sarà quella la direzione. Potrebbe essere anche ispirato, ecco, alle vicende. Sì, ho già in mente qualcosa. Questa è la rule, la special rule. Attraverso la narrativa vi racconto una cosa che sul giornale non leggereste nemmeno. E quindi, da Alessia Sorgato. E da Niccolò Mazzavillani. Ma soprattutto. Da Marco Speciale, grazie. Buona serata. Buona serata a tutti. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi a Risolto Giallo!